L'America inventa tutto e il contrario di tutto. Sapete che all'antitesi degli Oscar ogni anno vengono celebrati anche premi Raspberry o Razzies, cioè le pernacchie più sonore di Hollywood. Quest'anno a guidare la classifica c'è Grounds Up 2 con 8 nomination al peggio di tutto, peggior cast, peggiore sceneggiatura. L'autore del film, Adam Sandler, aveva già vinto i Razzies l'anno scorso con That's My Boy. Un'altra delle peggiori pellicole che hanno le nomination è The Lone Ranger, per la quale Disney ammette di aver perso 200 milioni di dollari. Nel cast del film spicca Johnny Depp, che è in corsa per il suo premio Razzie grazie all'interpretazione del personaggio tonto. The Lone Ranger incassa molte nomination Razzies, fra cui la peggiore pellicola e il peggior regista. La curiosità sta nel fatto che pure il film ha una nomination agli Oscar veri per il miglior make-up. Il film che svetta nelle varie categorie è After Earth, in cui vediamo Will Smith, Jada Smith, sul pianeta Nepotism. Nel film Smith impone al pubblico anche il figliolo. Costo dell'operazione 130 milioni di dollari, incasso 60 milioni. Smith, padre e figlio, sono protagonisti di un terribile film semi-fantascientifico con ambientazione post-apocalittica, che potrebbe trionfare. I Razzies vengono annunciati il 1 marzo, alla vigilia dei premi Oscar. It is a product of thoughts you create. But do not misunderstand me. Danger is very real. But fear is a choice. We must abort this mission. You wouldn't give any other ranger that order. You are not a ranger. You are my son.